Oggi vediamo la differenza fra una stampante termica e una a trasferimento termico della Zebra. In questo caso è il modello ZD420, ma ovviamente possiamo estendere il discorso a qualsiasi modello. Allora, la prima cosa ovviamente è l'ingombro. Andiamo a capire la differenza tra le tecnologie. Una stampante a trasferimento termico per stampare usa il calore della testina per sciogliere questo nastro che sta all'interno. Questo nastro, che si chiama ribbon, può avere diverse composizioni a seconda del materiale dove andiamo a stampare. Ad esempio, questo materiale è un poliestere, quindi un materiale sintetico estremamente durevole, e dobbiamo stamparlo con un ribbon resina. Quindi all'interno di una stampante a trasferimento termico c'è un nastro inchiostrato che, attraverso il calore della testina, si scioglierà e andrà a imprimere la nostra stampa. Nelle stampanti termiche, tutto quello che abbiamo all'interno della stampante è solo il rotolo di etichette, non c'è il meccanismo per alloggiare il nastro a trasferimento termico. Ora, quale stampante scegliere? È ovvio che la scelta della tecnologia dipende da dall'etichetta che dobbiamo produrre. Ci serve un'etichetta resistente, indelebile, che possa essere durevole a vari fattori aggressivi, quindi un'etichetta in poliestere, in PVC, in polipropilene. Dobbiamo necessariamente utilizzare il trasferimento termico. Un'etichetta termica è un'etichetta che ha un ciclo di vita breve, quindi pensiamo a un'etichetta che possa durare da qualche giorno a pochi mesi. Se un'etichetta è termica, noi possiamo fare una prova, quindi con l'unghia, come vedete, l'etichetta si scurisce, quindi è un'etichetta sensibile al calore. Questa è la prova che possiamo fare per capire che un'etichetta è termica. Quindi un'etichetta sensibile al calore ovviamente sarà sensibile a tutta una serie di fattori disturbanti, aggressivi, come le temperature alte, basse, la pioggia, l'umidità. È un'etichetta termica che ha un ciclo di vita, la dobbiamo pensare per un ciclo di vita breve, come un'etichetta di spedizione. Quindi la scelta fra le due tecnologie dipende dall'etichetta. Una stampante a trasferimento termico potrà anche sempre stampare un'etichetta termica, levando il ribbon, questo qua, questo nastro di stampa, e configurando opportunamente il driver. Quindi, diciamo, una stampante a trasferimento termico ha la possibilità di stampare in entrambe le maniere, sia su un'etichetta termica che su un'etichetta sintetica o in carta a trasferimento termico, mentre una stampante termica, non avendo l'alloggiamento del ribbon, potrà sempre solo stampare un'etichetta termica, quindi di breve durata. Quindi la scelta della tecnologia dipende dalle vostre esigenze. Ovviamente le stampanti termiche hanno una struttura leggermente più compatta, questo è lo stesso modello, quindi a parità di modello, come vedete, è un po' più compatta perché ovviamente non ha l'alloggiamento del ribbon, ma sono entrambe tecnologie, le tecnologie, diciamo, più efficienti per stampare un'etichetta con dati variabili. Se vi interessa una soluzione di stampa per le vostre esigenze, potete contattarci ai nostri riferimenti.